Luigi Perotti è incontrato con lo scrittore Mauro Zanetti nel quartiere North Beach di San Francisco e il nostro viaggio, così come la vita, continua. Siamo a North Beach, il quartiere degli italiani, che, come vuole tutta la storia dell'immigrazione in America, è sempre accanto al quartiere cinese. È anche emblematico questa unione fra cultura cinese e la cultura degli italiani, che negli anni 50-60 erano la comunità più importante a North Beach. Le anime più eterogenee è proprio un destino di questo luogo. Il punto è chi ce l'ha nelle mani, cosa ne fa di quest'arte. The air was soft, the stars so fine, the promise of every cobbled alley so great. Jack Kerouac. Ci sarà una ragione per cui questo luogo è combattuto fra essere la capitale, San Francisco, la capitale di Silicon Valley, della Beat, B-E-T Generation, e invece the last frontier della Beat Generation, della generazione dei dannati e beati. Se non hai uno sconvolgimento culturale, non puoi sconvolgere nulla con la tecnologia. Il concetto di disruption, tanto perorato dal mondo tecnologico, in realtà nasce e proviene innanzitutto dall'universo culturale. Quando Peter D. Martin e Ferlinghetti decidono di tenere aperta una libreria negli orari in cui normalmente non lo era, e quindi creano uno sconvolgimento, per cui apre la mattina e chiude a mezzanotte, per cui il luogo comincia ad attirare le anime anche notturne, le anime orfiche, le anime più indipendenti, i weirdos, gli strani, i pazzi, e nell'attirarli attira anche gli scrittori. Ho conosciuto Lawrence 10 anni fa, quando arrivai qui da New York, trasferendomi nel vero Far West, a San Francisco. Lo davano per morto, lo davano per morente, perché comunque Lawrence aveva 94 anni. Però diventammo subito amici. Lui si ricordava di un libro che io ho pubblicato su Fellini, sulla dolce vita e i quadri di Morandi, titolato La natura morta della dolce vita, che City Lights vende. Mi chiese di diventare il suo assistente, collaboratore, e da lì in avanti Lawrence ha prodotto tantissimo, ogni anno sfornando una collezione antologica di poesia. Questo è il leggendario Caffè Trieste, dove molto spesso i poeti si radunavano, Lawrence ci andava pure, e qui ha scritto il padrino Francis Ford Coppola, ci sono le foto di quando lui passava il suo tempo qua. Lawrence tutto il tempo cercava di staccarsi da questa etichetta, lui di beat, lui non è stato un beat, ha prodotto i beat, ha attratto quelli che la pensavano in maniera diversa, quelli che erano più dannati e beati, no? Beat come beatitudine, questo essere in uno stato di beatitudine, ma anche dibattuti dalla vita, perché comunque non erano ben attrezzati con le difficoltà della vita.